seconda volta che mi mette le mani addosso. Se è per questo non ho ancora finito. Era un normale giorno di metà autunno del 1929. Le strade erano poco affollate per via della pioggia battente e incessante. Tuttavia, i negozi erano aperti, le macchine correvano rumorose e la gente era sempre la stessa in quella via secondaria di LA. Niente lasciava presagire cosa sarebbe successo, ma in quello stesso anno, The Shalamet diede vita a Sam Spade e diede alle stampe Il Falcone Maltese. Opera che aprì la strada alla letteratura noir e agli autori hardboiled. Questo genere ebbe successo perché si distaccava dal mystery freddo e calcolatore di matrice inglese. Nella letteratura nera, infatti, i personaggi sono veri, in carne ed ossa, e utilizzano il linguaggio diretto e asciutto della strada. Te la farò pagare cara. Ad esprimere pienamente questo nuovo genere ci pensarono scrittori del calibro di Dewey, King, Kane, ma soprattutto Chandler, padre di uno degli eroi più prolifici del noir, Philip Marlowe. L'industria del cinema hollywoodiano era una macchina inarrestabile e dedita al profitto. Solo uomini forti e capaci erano in grado di sopportare i duri colpi di questa squallida vita e di uscirne un po' malconci, ma comunque vincitori. E così, all'inizio degli anni 40, il noir ebbe la sua golden age e di pellicole ne vennero prodotte in grandi quantità fino agli anni 50. In questi anni, film come L'ombra del passato, Il Falcone Maltese e Il Grande Sonno codificarono il genere noir. Dunque, il noir nasce negli Stati Uniti, diciamo, intorno agli anni 40-50, diciamo che in realtà nasce un po' prima con Scarface, che è degli anni 30, con Scarface, quello, il film di Howard Hawks, che può essere definito il primo, in qualche modo, il capostipite del genere noir. E poi, diciamo, negli anni 40-50 è il periodo in cui ha avuto la sua massima espansione, il massimo successo negli Stati Uniti. È un filone, un sottogenere del giallo, del mystery, col quale però ha delle sostanziali differenze, diciamo. Ad esempio, non so, il giallo è comunque un genere in cui i personaggi si adoperano per la risoluzione di un mistero in cui si cerca di far trionfare alla fine il bene, mentre invece nel noir non è necessariamente così. Anzi, dal punto di vista psicologico, diciamo, i personaggi cercano sempre, di far uscire la parte marcia, la parte peggiore che c'è dentro di sé. Così dobbiamo far tutti, vero? Tesoro. Sulla strada dei criminali deve camminare un uomo che non è un criminale, che non è un tarato, che non è un vigliacco.
Nel poliziesco realista, quest'uomo è il detective, è l'eroe, è tutto. Un uomo completo, un uomo comune, eppure un uomo come se ne incontrano pochi. Deve essere, per utilizzare un'espressione un po' abusata, un uomo d'onore, per istinto, per necessità, per impossibilità a tralignare. Deve esserlo senza pensarci, e certamente senza mai parlarne troppo. Così deve essere l'eroe, e così sono i due personaggi simbolo del genere, Philip Marlowe e Sam Spade. Due investigatori disinvolti, cinici ed inquieti, misogini per alcuni versi, ma di certo con qualcosa in più. Sono personaggi sensibili e generosi, dolenti ed umani, dotati di uno humor donchisciottesco che li porta sempre dalla parte del più debole contro quella del più forte. E adesso levati dai piedi. Subito, subito. Tu, fila. Va meglio? E il più delle volte, dalle loro sofferte vittorie, non ricavano altro che amarezze o al massimo soddisfazioni morali. L'eroe maschile è un personaggio tendenzialmente cinico, solo, anche deluso dalla vita, deluso dalle relazioni, e fondamentalmente nessuno sembra riesca a fregarlo, tranne la Dark Lady, che invece con il suo potere seduttivo riesce appunto a plasmarlo e a fregarlo. Si è cacciato in una situazione molto sospetta ed è quel tipo d'uomo che la gente è pronta a giudicare il peggio possibile. Jackie L'Amour, quell'amore di Jackie L'Amour, era una che valeva il viaggio. Del resto, avevo fatto Parigi-Marsiglia quasi esclusivamente per rendermi conto del suo sex appeal. Perché era lì, al Cabaret du Merle, in Rue Vacon, che all'epoca Jackie L'Amour scatenava gli animi di un pubblico di ripiegati. È la Dark Lady che il più delle volte scatena l'animo dell'eroe e dà il via all'intrigante avventura. È una donna forte, che usa le armi della seduzione per raggiungere i propri scopi. La sua relazione con l'eroe è strumentale, forse lo ama, ma finisce tutto una volta raggiunti i propri obiettivi. Puoi fare di meglio, cara. Prova ancora. La Dark Lady è colei che vuole eliminare qualcuno. Dicevo prima, generalmente il marito, comunque un personaggio a lei legato anche affettivamente, che vuole farlo fuori per prendersi la sua eredità, per prendersi il suo potere, per sentirsi più forte, più libera. Antagonista vera o vittima di un'ingiusta società? Sicuramente è la proiezione delle paure maschili rispetto al potere che potrebbero assumere le donne. Anche se sono passati diversi anni, è bello rincontrarci. Ma cos'è? Hai una pistola in tasca o sei solo felice di vedermi? Dopo il periodo d'oro degli anni 40-50, il film che rilanciò il noir fu Chinatown di Roman Polanski del 1974, che proponeva non poche innovazioni. La Dark Lady, per la prima volta, non veniva vista come cinica avventuriera, ma come vittima del sistema. Dopo questo ci furono altri esempi di recupero del genere, come i film Black Widow, LA Confidential e Mulholland Drive. Il noir è stato particolarmente amato da vari autori, come Altman, Lynch o il nostro Visconti. Perché la struttura e i suoi codici, svuotati e ribaltati, possono essere utilizzati per trasmettere messaggi più complessi normalmente veicolati nei film di genere. Sei un tipo ficcanaso, cicciolino, eh? Lo sai che capita ai ficcanaso? Eh? No? Non indovini? Eh? No? Ok, ci rimettono il naso!